Intanto complimenti per l'iniziativa che avete assunto. Complimenti per quale ragione? Non solo perché siete una moltitudine e avete schiaffeggiato anche le iniziative dei partiti che non sanno arrivare a questo livello di convocazione. Complimenti perché o lo fanno i giovani avvocati una chiamata a raccolta su questo tema, oppure non si fa. Vedete, ci sono due ragioni sulle quali io mi aiuterò ad introdurmi. Una, o erano i giovani avvocati oppure non si faceva, ed è un appunto chiaro e tondo agli avvocati adulti, di cui parlerò. Secondo, la riforma della giustizia o trova nutrimento con l'iniziativa referendaria, altrimenti si fa omeopatia. Omeopatia che non è la riforma. Io raccolgo il suggerimento del professore Buzzetta, che conosco da tanti anni. Lui c'è sempre quando c'è da fare le cose serie, anche nel 93, pagando il proprio, non raccogliendo mai le occasioni comode dei super articoloni super pagati per i giornaloni. Quando c'è da fare ciò che è difficile, ciò che è anche contrariante rispetto alla pubblica opinione montante del momento. E mi fa piacere trovarlo qui, anche se poi lui non è un esperto di riforma della giustizia, è un esperto di procedura per arrivare alla riforma della giustizia. Ed è un esperto anche per valorizzare quanto può dare, può donare l'iniziativa referendaria. Vedete, c'è bisogno in Italia di riforma della giustizia, qui mi aiuto anche con l'avvocato che ha ruolo nell'Associazione degli Avvocati a livello nazionale, l'avvocato Stefano Bertolini. Assolutamente sì, lo testimoniate voi col vostro interesse, lo testimoniano, lo rappresentano quelli che in Italia hanno firmato e andranno a votare. Qual è la ragione per cui questa volta si è firmato di meno? Perché l'altra volta nell'86 non ha funzionato. La lavagna riempita, poi si è svuotata, è stata ininfluente, perché c'è stato quell'atteggiamento di genuflessione rispetto al tema della riforma giudiziaria. Genuflessione. C'è un grande bisogno di riforma. Io adesso proverò da parte mia a dire perché c'è bisogno. Io non è che parlo perché ho soltanto letto, mi sono soltanto documentato, faccio il parlamentare che vota le leggi. Sono un utente riuscito di una giustizia difficoltosa, che ha preso cantonate, che ha scommesso sull'emotività, che ha conosciuto le iperrubricazioni, che ha conosciuto anche pubblici ministeri che strapazzavano GIP. 11 anni fa, un pubblico ministero che strapazza il GIP di riferimento, lo strapazza per tabulas. E dall'altra parte il GIP che in un qualche modo acconsentiva. E nel mentre però c'era un progetto di vita di una persona, che era un progetto anche di democrazia, di voti a migliaia consegnati per quella funzione. Noi dobbiamo fare in modo che da questa riforma della giustizia che scriveremo insieme dopo il referendum, mi diceva la collega senatrice, raccogliamo il suggerimento del professore Buzzetta fino all'ultimo minuto, vediamo se riusciamo a mettere in cantiere una riforma nella direzione giusta. Perfetto. Ma se non si fa, evitiamo l'omeopatia. L'acqua San Gemini, che ogni tanto versiamo ettolitri di acqua San Gemini, rispetto alla grande questione che adesso proverò a dirvi. Lo dico agli avvocati giovani che vengono da fuori, ma lo dico anche all'avvocato dell'Associazione Nazionale Adulti, la dico così, così mi capisco con me stesso. Questa è la città che ha dato i natali a Silvio Spaventa. Silvio Spaventa è quello lì di Bergamo del 1874 che disse che il rapporto tra Stato e cittadino deve essere paritetico. È quello lì, è quello che ha fatto nascere la quarta sessione del Consiglio di Stato, dove si giudicano le prepotenze della pubblica amministrazione. Quindi non è esattamente una città neutra, non è soltanto la città della camomilla del processo a Matteotti, è una città nella quale il tema che lo Stato non è tutto è chiaro. E anche quando lo Stato si fa accusatore, è solo una parte, non è tutto. Su questo io noto che una porzione importante, anche di professionisti, come dite voi, di operatori della giustizia, ha perso la capacità di stupirsi.
Io vengo da una città pescara dove c'era una grande innervatura di avvocatura. Adesso ci sono i singoli avvocati. Ma l'avvocatura io spero che torni con la robustezza, la capacità di combattere, di non ritenere che è tempo perso a combattere. Perché guardate, soltanto l'avvocatura poi riesce a rappresentare un limite nei confronti delle esagerazioni. E vi ho citato, io sono testimone di uno schiaffeggiamento documentale di un PM nei confronti del GIP. Se mi chiedete di fare i nomi sono pronto, perché mi piace molto mettere in discussione, dare pugni allo stomaco alle discussioni ipocrite, quelle dell'ipocrisia che non portano da nessuna parte. Poi però abbiamo vinto, e abbiamo vinto in termini distruttivi nei confronti di ogni esagerazione. Ma quante volte accade questo, quando c'è una prepotenza che si organizza così? Allora la parità delle parti come si ripristina? Facendo in modo che ci sia una valutazione del lavoro nei consigli distrettuali. Agenda 2000 in Europa è dal 2000 che chiede che l'attività venga giudicata dalle utenze, dal 2000. E non è che quello che ha detto l'Europa vale soltanto per le società che fanno le slide quando devono ricostruire la giustezza delle spese pubbliche, del denaro pubblico. L'Europa ha detto: se volete che l'organizzazione e l'ordinamento abbia valore, fate in modo che le valutazioni le faccia l'utenza di quell'amministrazione. L'utenza è l'utenza della giustizia, è l'avvocatura l'utenza. L'avvocatura, qual è il problema? Se una parte dell'utenza partecipa alla valutazione, che poi non si scrivono più quei pensierini che leggiamo in quelle relazioncine, qual è il problema? Così come permettetemi, io sono profondamente convinto del fatto che le catene di Sant'Antonio fanno male ovunque. Io sono il depositario di un disegno di legge, qui mi rivolgo adesso a quelli che magari sono più impegnati sulle questioni complessissime anche dell'economia di mercato. Ho presentato un disegno di legge a firme plurali, per fortuna, per fare in modo che gli amministratori delle società quotate in borsa non siano tutti frutto di catene di Sant'Antonio, cioè dove la lista del consiglio influenza tutto quello che accade dopo e la democrazia dell'economia e del mercato si va a fare friggere. Ma la catena di Sant'Antonio circa, per esempio, chi organizza l'autogoverno della magistratura è ancora peggio. Un privato, il giovane turco, che mi convince molto per la sua onestà di impianto, per il fatto che non frequenta gli albergoni romani, quelli nei quali si facevano destino di tutti i vertici giudiziari, perché non si può candidare, non può essere votato? Perché? Perché ci deve essere una catena di Sant'Antonio con le liane che strozza al collo l'autonomia di valutazione dei giudizi? Questa è la ragione per cui si fa referendum, e referendum è una grande chiamata raccolta sulle questioni che valgono. Poi il legislatore faccia, recuperando anche un rapporto indirizzo fatto puntuale, professore Mussetta. Ma io ho 114 anni, non è possibile in Italia fare una riforma che vada così a fondo nell'autonomia del lavoro parlamentare. C'era un quadro nella stanza di un parlamentare abruzzese, Ugo Crescenzi, c'erano delle persone piegate, curvate, il titolo del quadro erano Sarchiaponi. Si attivano come dei sarchiaponi quando uno mette in campo una grande attività di riforma, non è che bloccano formalmente, frontalmente, insabbiano, impaludano, scommettono sui dubbi, rallentano, organizzano, cioè quell'attività che poi svilisce e debilita. Il Parlamento non ce la fa se non ha questa reinvestitura, questa rilegittimazione, questo rafforzamento quando deve mettere le mani a fondo in una materia così complessa e così sorvegliata. Sono a favore della valutazione nei termini che ho detto, sono a favore del fatto che un singolo magistrato possa essere votato, candidato e votato senza le catene di Sant'Antonio. Terzo, sono a favore anche della coltivazione del dubbio, ragionatore e ragionevole, quando si amministra la più impegnativa delle sanzioni, che è l'intervento in quel bene irrinunciabile, irripetibile, che è la libertà. La privazione della libertà attraverso il giochino dell'iperobbligazione penale è troppo facile.
In questi ultimi giorni a Pescara sono arrivati a valutazione, io dico, degli NPL giudiziari. Avvocato, sai che voglio dire? Fascicoli malati, pensati 11 anni fa, in un clima di ubriacatura pazzesco. Sono fascicoli deteriorati, tutti si concludono con il fatto non sussiste. Se noi usciamo da qui, parliamo con i vostri nonni, i vostri zii, i vostri cognati, e gli diciamo, se un atto d'accusa si conclude con il fatto non sussiste, qui c'è una grande facoltà di teologia per i sacerdoti, c'è un seminario regionale di buon livello, c'è un vescovo notevole, in teologia il fatto non sussiste, è la prova dell'inesistenza di Dio. Nel diritto penale il fatto non sussiste, non è un fatto, è così che si può accettare così. È una bocciatura a tutto tondo di un lavoro di accusa che non può restare così. Siete d'accordo o no? O la tecnè del procedimento vi ha influenzato la capacità di valutazione? Allora, mi permetto di dire, quando si è privata la libertà ad un cittadino, ad un amministratore, poi al termine del processo dialogico, si determina una sentenza con il fatto non sussiste, perché non ci deve essere una valutazione? Perché? Bobbio diceva, siamo tutti vittime di una democrazia liberal funzionale, ma davvero pensiamo poi che una deliberina di quelle cose lì possa mettere una toppa ad un fatto così grave che ha privato della libertà un cittadino? Io non sono d'accordo sulla separazione di carriere, e quindi non sono alla moda. Sulla separazione di carriere è andato in onda in Italia un dibattito simbolico, mitizzato, ideologico. E anche qui mi sono fatto guidare dall'esperienza concreta, anche qui mi prendo una quota di antipatia. Il più bravo capo della procura in Abruzzo è quello dell'Aquila, perché ha fatto il giudice d'appello e oggi è pubblico ministero. All'intero dentro di sé, nel suo intero c'è anche l'esperienzialità del giudizio. E lui è chiaro che fa la valutazione anche postuma, non solo l'impianto accusatorio, ma quanta forza ha di resistere questo al confronto dialogico. Tant'è che lì c'è stata una ripulitura straordinaria di tutte le cantonate ereditate precedenti, che 10 anni fa l'Abruzzo era una specie di terreno di coltura dell'emotività accusatoria. Poi dovremmo capire perché, che cosa è successo 10 anni fa, 11 anni fa. Io mi ricordo le battaglie di Marcello Russo, non so dove l'hai scritto, qui o lì a Pescara, non so se c'è un luogo degli avvocati a Francavilla, ma viveva a Francavilla, passeggiava a Francavilla e battagliava ovunque. Mai ha caffetteggiato rinunciando alla sua autonomia. Questo tema dei caffè molte volte toglie autonomia. Il caffè che vado a prendere con quello lì, nel frattempo mi porto a casa il successo per il mio dossier, ma nel frattempo perdo autonomia nel fare quel lavoro che è un lavoro straordinario, quello dell'avvocato. È un lavoro straordinario, come quello del neurochirurgo, ridà la vita all'avvocato. Ad uno che ha perso la libertà, ad uno che ha rischio di tumore come molti toccati attraverso la privazione della libertà. Però l'avvocato che è capace di fare questo è quello che era professione liberale, che ha fatto l'Italia Unita, Marcello Russo e tanti altri. Io cito lui perché me lo ricordo, una polemica violentissima con Enrico Di Nicola, mi pare che fosse quel paese vicino a Miliano. C'era anche Vito D'Ambrosio, poi sostituto procuratore già in Cassazione. Fu un discorso straordinario all'atere degli arresti della giunta Salini. C'era anche tuo padre, Marcello Russo, lì, battagliero combattivo, ma indietreggiatore. Ecco, io penso affinché sia possibile questo. Da una parte c'è bisogno di costruire un sistema delle garanzie, un sistema di contrappesi, un luogo dove si giudichi l'errore, ma quando l'errore è evidente, è indiscutibile. Privazione della libertà, il fatto non sussiste dopo 10 anni, non è possibile che si metta dentro la visione della democrazia liberal funzionale, è un errore, e l'errore deve essere riportato nel fascicolo, l'autista dell'ARPA, che non chiude velocemente la porta quando trasporta i bambini e gli studenti, se lo sa il capo del personale che fa l'annotazione nel fascicolo personale, la porta, non succede l'incidente, la porta che non si chiude, responsabile all'autista. Quello gli toglie la libertà, esce la sentenza, lo assolve perché il fatto non sussiste e non si riporta nulla. Nella sanità c'è il piano degli esiti della sanità, nella giustizia non c'è nulla, non c'è nulla, anzi la supponenza aumenta. Allora,
la valutazione, il fatto che uno si possa candidare con la sua bravura individuale, la limitazione e la privazione della libertà personale, la separazione delle carriere, tematizziamola se è una soluzione. Ma se dovessi dividere ancora l'Italia, come è accaduto per 30 anni, da Berlusconi in poi, lasciamola in pace questa benedetta separazione e occupiamoci del davvero che sta dentro al funzionamento della macchina, che di sicuro è anche il tema delle risorse umane, della tecnologia, c'è anche quello. Però non ho mai visto, da un aumento di dotazione, un aumento della produttività. Ho partecipato ad un aumento di dotazione, ho partecipato. Concludo. Vabbè, dovrei dire tante cose, ma non posso personalizzare. Intanto vi ringrazio molto, non ho personalizzato. Però non sarò inerme, non sarò un elemento di arredamento. Io ho studiato anche che l'obbligatorietà dell'azione penale molte volte diventa la discrezionalità mobile dell'azione penale. Anche questo c'è. Dietro questa specie di bambola dell'obbligatorietà dell'azione penale si nasconde un bambolo che è la discrezionalità mobile dell'azione penale. Però ne dobbiamo parlare all'apere con iniziative culturali. Io sto lavorando, per esempio, per fare in modo che l'articolo 358 non sia uno spaventapasseri privo di vita. Quello è un articolo fondamentale. Estenderlo, avvocato, anche alle aliquote di polizia giudiziaria. La ricerca delle prove e la valorizzazione delle prove a favore dell'indagato non solo sul pubblico ministero, ma anche alle forze di polizia giudiziaria. Non è possibile che ci sia questo mitragliamento, questa ricerca della sensazione. Poi dovrei dirvi un fatto rilevantissimo che è successo, ma non voglio rubarvi tempo. Con l'Università di Teramo stiamo studiando fin dove arriva l'invenzione di salvataggio delle aliquote di polizia giudiziaria. Fin dove arriva. Però questo lo leggerete nei prossimi giorni sulla stampa abruzzese. Se mi aiuta la bravissima giornalista che sta mediando, vediamo di farlo conoscere anche alla stampa nazionale. Stiamo riflettendo su quali sono le strutture da sottoporre al rimedio. Personalmente vi ringrazio. Giuseppe Lazzati, rettore della Cattolica, disse: quando il Vaticano non si rinnova, a rinnovare il Vaticano ci pensano i movimenti religiosi, frati, monaci, suore. Sono come degli affluenti che aiutano il Vaticano a rinnovarsi. Quando non si rinnova l'ordinamento dal suo di dentro, ci pensano gli affluenti. I giovani avvocati sono una straordinaria realtà di affluenti. Buon lavoro.